Sono tornato a Roma, sono stanco morto. Ho girato io e tutti i miei colleghi l'Italia intera, siamo stati dovunque. Ce l'abbiamo messa tutta, ce la continuiamo a mettere tutta ogni giorno. Ci tagliamo gli stipendi e con questi soldi finanziamo imprese, creiamo posti di lavoro grazie al fondo per il microcredito che è partito. Candidiamo soltanto incensurati, ci occupiamo sempre dei diritti dei cittadini, a cominciare dagli ultimi. Giriamo le piazze, sempre senza scorta, senza intermediari. Non c'è pochissimi poliziotti ci sono quando noi riempiamo le piazze. Perché? Perché anche le forze dell'ordine sanno che quando scende in piazza il popolo del 5 Stelle, i ladri sono altrove. I ladri. Ultimamente penso molto ai ladri perché, come sempre, mazzette, indagini, tangenti, ruberie, corruzione, concussione, abuso di ufficio. I ladri. I ladri ci sono, è pieno questo paese di ladri, di gente che non si sa per quale motivo sia così interessato non ai soldi, ma ai troppi soldi, come se i soldi te li potessi portare fino all'altro mondo, cosa che non puoi fare. Però, riflettendo, il dramma in Italia, più che i ladri, sono gli onesti che accettano di stare di fianco a un ladro, pur di continuare a mantenere un posto di lavoro a 14.000 euro al mese in Parlamento o in qualche regione. Oggi si parla tanto giustamente degli impresentabili, De Luca è impresentabile. Gli impresentabili sono un problema, tutto all'interno dei partiti che davvero sono incommentabili per le persone che candidano. Ma il problema, oltre agli impresentabili, sono i presentabili, che si presentano di fianco agli impresentabili con i bei sorrisi, magari con le fedine penali pulite, e accettano di stare di fianco a persone che hanno fatto dei reati gravissimi, che sono in odore di mafia, e magari sono anche felici di stare di fianco ad un impresentabile perché questo impresentabile porta voti, perché esiste il voto di scambio, perché le inchieste in Sicilia di questi giorni ci comunicano che addirittura c'è gente che per la disperazione si vende il voto per 5 euro. Questo è il prezzo del voto durante gli anni della crisi. Io vi lascio soltanto con una domanda, e invitandovi ad andare a votare, perché chi si astiene in realtà fa un favore ai potenti. I collusi vanno sempre al voto, ci andranno sempre proprio perché comunque ci campano con il sistema. Mentre le persone vogliono astenersi per varie ragioni, perché vogliono fare una protesta nei confronti di chi governa, in realtà sostengono paradossalmente proprio chi governa, proprio questo sistema. La domanda che vi pongo è questa: se in questi giorni avete ricevuto SMS di ogni tipo, proposte, 5 euro, un buono benzina, un pacco della spesa, qualche invito a cena per un voto, riflettete sul fatto che se questi politici impresentabili sono disposti a comprare il vostro voto e quindi a commettere un reato prima di entrare nelle istituzioni, cosa saranno capaci di fare dopo essere entrati nelle istituzioni quando avranno, ahimè, anche meno controlli e potranno anche dire: io sono stato eletto dal popolo. Pensate a questo, non vendete il vostro voto, c'è gente che c'è morta per permettere a tutti gli italiani di votare. Il voto vale tantissimo, vale la dignità, la libertà, la sovranità. Io vi saluto, abbiamo dato l'anima tutti quanti, l'avete visto, siamo stati anche nelle televisioni dove ti attaccano in un modo incredibile quando a Renzi, Salvini e Berlusconi gli danno il microfono e gli dicono: dite quello che volete. Siamo stati nelle piazze, abbiamo restituito i soldi, abbiamo fatto i camerieri per finanziare la campagna elettorale. Non abbiamo padroni, nessun finanziatore, grande finanziatore ci ha dato dei soldi, nessun finanziatore appunto ci chiederà qualcosa in cambio. Quando entreremo nelle regioni, entreremo nelle regioni. L'essenziale è entrare, poi il movimento fa il suo corso e continuiamo a radicarci in questo modo, la strada è quella giusta. Un abbraccio e andate a votare.